Sono Pietro Verre, sono giornalista, sono giornalista, sono prepensionato da un anno. Non mi sono portato più di tanti decenni al mondo. E sono qui con due illustri colleghe, degli Sparo, invece di questo bellissimo libro, La casa sul Nilo, e Maria Santanino, che tutti conoscete sicuramente per la rivista Times of Bellissimo. Questo libro, come diceva Gennaro, è un libro a tratti commovente, sono d'accordo. È un libro autobiografico che racconta la storia della famiglia di Denise. È una sorta di cronaca familiare che scritta con una penna, secondo me, elegante e spiritosa, e mi ha fatto pensare a Singer, non a Isaac Washington, quanto a Isaac Singer, scusate, nella famiglia Karnowski. Ci sono molte analogie, anche un po' del stilistiche, racconta di separazioni, di esili, di un mondo svanito, di un tempo irrecuperabile, con una forte carica di nostalgia, della gestione migliore del tempo, con un ricordo di quello che è stato, che non ci sarà più, ma cercando anche di esaltare la memoria. Ci sono, diciamo, più dei personaggi meravigliosi. Tra questi c'è la nonna di Denise Bove, di cui vorrei leggervi la descrizione che mi fa Denise, che è un personaggio direi centrale, che c'è sempre, qualsiasi cosa, qualsiasi avvenimento accade nel libro, c'è questa straordinaria Bove, di cui adesso vi trovo il passaggio, non leggerò il libro. Però questo non posso leggere. Ma questo. Sì, scusa. Era piccola di statura, ma incuteva un rispetto quasi fisico. In sua presenza le persone si sentivano spinte a essere più composte, più dritte. Non era bella, ma attraeva. Lasciava intendere che conservava un mondo prezioso dentro di sé, disposto ad aprirlo solo a pochi. Amava il paese, la raccolta e la vita. È arrivata al Cairo dopo aver vissuto nella vita in Europa. E, amava il paese, la raccolta e la vita dolce e confortevole che offriva. La convivenza pacifica e multiculturale dell'Egitto le ricordava la stessa consonanza e armonia della sua vita in Europa, ma esitava a riconoscere l'idea che l'Egitto fosse la culla di una grandissima civiltà. Aveva da dire persino sui sepolcri monumentali più famosi del mondo. Non è così straordinario questo capitale, dichiarava con sufficienza, architettonicamente parlando, è solo uno spreco di spazio. Ecco, Bove poi la ritroviamo durante tutto il libro. Ci sono poi altri personaggi meravigliosi, c'è uno che viene in mente, parliamo con Denise, che mi ha colpito, insomma, mi è andato a cercare su Google, che è Joe Shalom, che era un mezzo veneziano, che aveva, si era laureato in chimica a Parigi, poi torna al Cairo perché doveva occuparsi della farmacia di famiglia, se non che si divertiva più a fare dei cocktail e diventa barman del chef del Cairo. Tanto anche lui lo sarà costretto a lasciare l'Egitto come la famiglia di Disney nel 56, se non sbaglio, subito. Sì, vero, proprio costretto, sì. Viene anche imprigionato. Parlava 8 lingue, sì. E conosceva tutto quello che succedeva.
questo libro, quanto tempo ci è voluto per mettere insieme tutto il materiale? Cioè, quanto è vero, quanto è inventato? Io mi sento tutto vero. Sostanzialmente è difficile dire quanto sia tutto vero e tutto verosimile, no? È difficile farlo, definirlo anche nella vita. Non ci ho messo tanto a scriverlo, ma ci ho pensato per 20 anni, perché era un libro che volevo scrivere da tantissimo tempo, ma c'era sempre qualche cosa che mi impediva di farlo, o c'era sempre qualcosa che mi costruivo per non cominciare a scriverlo, perché oltre al materiale, ai ricordi, ma non è facile scrivere dei propri genitori. Ogni volta che io scrivevo mia madre, mio padre, e a più ancora una frase, mi domandavo, ma loro l'avrebbero detta in questo modo? E se da qualche parte del mondo loro ci sono ancora e se si trovassero a leggere, sarebbero contenti di quello che io gli faccio dire. Quindi già questa era qualche cosa di... comunque un muro ansiogeno che mi tratteneva, e mi tratteneva anche raccontare poi quali erano le mie radici, perché nonostante essere cresciuta, aver vissuto in Italia, aver studiato in Italia, aver lavorato, avere anche un'identità, diciamo, lavorativa precisa, comunque raccontare da dove venivo e chi ero era ancora qualcosa che mi tormentava, che mi lasciava comunque un senso di nuovo di precarietà. Quindi, però, era un impegno che avevo preso con me stessa, perché questo libro lo volevo assolutamente scrivere, e poi quando ho deciso di farlo, ed è successo anche un po' in modo esoterico dopo che mia madre se n'è andata, io qualche anno prima, c'è cioè nel libro, eravamo al mare, io, loro non amavano parlare di quel periodo, presi il registratore, la giornalista, glielo posi davanti e gli disse, papà, ma raccontami, quello raccontò e cominciò a raccontare quando le cose stavano cambiando, quando le cose erano cominciate a cambiare a Cairo. Dopodiché io l'avevo cercata questa cassetta, perché eravamo ancora al tempo, non esisteva il telefonino, c'erano le cassettine piccole, l'avevo cercata, non lo trovavamo anche con mio marito, ma dove l'hai messa? Ma come è possibile? Una cosa così preziosa, non ce l'ha messa. Poi, 3 mesi dopo la morte di mamma, io ero seduta nel mio studio, era una domenica, non ricordo benissimo, sembra una cosa un po' esoterica, ma d'altronde io sono una donna del sud, quindi sono un po' in queste cose, mi segnano, credo mi segni, insomma, dico adesso apro l'armadio e trovo la cassetta di papà. Ho aperto l'armadio, che ho aperto tante volte, e ho trovato 3 cassette, una era quella di papà. Qui sei partita da lì, da quel materiale lì. Ma in realtà il materiale è anche quello, io per anni non scrivevo, ma ero un radar, cercavo di capire il più possibile i racconti, riuscivo ad averne qualcuno, ma sempre o mia madre, mio padre, o proprio mia nonna, che poi era quella più viscerale, poi si fermavano e dicevano comunque poi tutto è cambiato, poi non è stato più come una volta, e capivo che anche per loro era molto doloroso riparlarne, quindi si finiva lì. Però appena potevo, cercavo, mettevo da parte tutte queste informazioni. Poi sono tornata a Cairo quando avevo 30 anni e ho fatto tutto il pellegrinaggio, quindi diciamo che le descrizioni che forse per una bambina di 5 anni, una bambina, qual è la voce narrante di questo libro, sarebbe stato super strano ricordarsi tutto. E quindi ho avuto questa, cioè ho rivisto quel Cairo, perché c'era ancora un po' di quel Cairo lì da adulta. Contavo molto su mia sorella, che è più grande di me, anche se non ama che lo so, perché si ricordi, però tanto lei non c'è. E allora ho detto, va bene, allora tu mi spiegherai, ti racconterai, perché io mi ricordavo delle cose, non è possibile che lei, che ha N anni più di me, non... Lei mi ha detto, io non mi ricordo niente, perché evidentemente per lei il trauma è stato ancora più doloroso, tanto da non ricordarsi assolutamente quasi nulla. Cioè, il marito di Bobo, Misha, che a un certo punto racconta della sua fuga da Odessa, e per farvi capire quel tipo di
si era vissuto nel secolo scorso. Questa, cioè, lui racconta, a causa della rivoluzione russa e dell'inizio del pogrom, sono stato costretto a lasciare Odessa e la bellissima casa dei miei nonni, circondata da un giardino di alberi, dei sigari e castagni, e ancora oggi continuo a sognare. Sono scappato a Costantinopoli, perché è stato l'Europa per raggiungere Parigi, e infine sono arrivato in Egitto. È stato all'Arnese un lungo, lungo viaggio, ma ne valeva la pena di vivere al Cairo. È la città madre dei mille grembi, come Odessa, la voce di Lucia sconsolata, e lì c'è il povero che interviene anche come Cernovitz, che era la città natale di Bobo. Mariolina. Allora, c'è chi sostiene che non si dovrebbero presentare i libri degli amici perché si è in conflitto di interessi. Io l'ho sempre pensata in maniera diversa, perché essere amico di un autore può aggiungere qualcosa di più profondo e di più personale. In ogni caso, con Denise questo rischio non si corre comunque, perché non è una sensazione soltanto mia, ma anche altri amici che hanno avuto anche l'occasione di presentare il libro hanno avuto la stessa sensazione, cioè di conoscere una Denise che noi in tanti anni di frequentazione e di amicizia nemmeno sospettavamo. Denise era una bravissima giornalista politica abituata a scrivere di vicende importanti di altri, dando alla cronaca politica anche un risvolto sempre psicologico, ironico, leggero, con quella profondità che solo la leggerezza a volte riesce a dare. Ecco, invece ci si tuffa in questo libro bellissimo, scritto non in uno stile giornalistico, ma proprio in uno stile romanzato e cinematografico, per cui io veramente mi auguro che qualcuno prenda spunto e ne possa fare un film o una fiction, perché davvero si presta. Ed è un libro a più strati, perché è un romanzo, si entra nella storia di questa famiglia che Andrea Simanti, un altro importante giornalista nato al Cairo, ha definito come ha paragonato al lessico familiare, che non accade spesso di essere paragonati alla Maria di Innsbruck, e è la ricostruzione storica di un paese e di un periodo magici per certi versi, in cui c'era un equilibrio, una società che era in equilibrio, pur avendo, e nel libro non viene nascosto questo, pur essendoci dei problemi giganteschi di povertà e di miseria della popolazione egiziana. E poi è anche un memoir, cioè una introspezione e la storia di questa bambina che si ritrova che non c'è solo il Cairo, c'è anche la Roma degli anni, della fine degli anni 50 e dell'inizio degli anni 60, una borghesia questa famiglia che era vissuta in una società multietnica, anticonformista, una società accogliente dove non si può nemmeno in realtà parlare di tolleranza, è sbagliato, perché è più giusto dire appunto accettazione, affiliazione, amicizia, era tutto estremamente naturale nella diversità delle lingue, delle regioni, delle nazionalità, tutto si fondeva in un mondo cosmopolita e operoso dove certo appunto esistevano anche gli egiziani, quindi Denise non si nasconde per questo nome di Nasser, che ovviamente nella sua famiglia era visto come lucifero, però aveva anche delle radici sociali e molto comprensibili. E questa famiglia da questo mondo
magico, incantato, che lei descrive benissimo, se ne sentono gli odori, i colori, l'odore delle spezie, i suoni degli ambulanti, la sabbia che viene dal deserto, tutto questo all'improvviso ci si ritrova in questa Roma dei Paioli degli anni 60, questa borghesia ricca e superficiale, dove l'indifferenza, l'ostilità per il diverso viene percepita da una bambina come una specie di terremoto interno. E tutto questo trova la sua composizione in questo libro bellissimo, nella sua singolarità, è la storia sicuramente di una famiglia, nella sua singolarità risulta di una valenza, possiamo dire universale, no, però nella quale forse ognuno di noi può ritrovare qualcosa di quello che ha vissuto, e non può non provare il sentimento di nostalgia per il mondo come potrebbe essere e come purtroppo non è. Concludo, io sono un po' fissata con l'inizio dei libri, cioè le primissime righe di un libro per me sono fondamentali, e alcune io me le ricordo a memoria. L'inizio di questo libro è folgorante e ve lo leggo. Faceva caldo a Roma il 16 settembre, noi sentivamo freddo, eravamo disorientati, la nonna parlava indici, il papà italiano, la mamma francese, io mi sentivo niente nel paese degli sconosciuti. Ecco, ditemi se non fa già, non emoziona già una frase di questo genere. Sarà che io con Denise poi di questo libro ho parlato tanto prima che lo scrivesse, ecco, a proposito della gestazione, lei mi diceva, continuava a dirmi, ma io devo scrivere il libro su Alessandro Egitto, ma io devo scrivere, ma perché devi scrivere il tuo libro su Alessandro? Cioè, non si capiva. E poi attraverso questo libro io ho capito tante, pur avendo conosciuto la sua famiglia, il papà, la mamma era una magnolia proprio, era una donna meravigliosa, provata da tante vicende, da tanti dolori che aveva mantenuto una delicatezza di fil di ferro proprio, e quindi si sentiva che questa necessità di scrivere questo libro stava diventando più necessario. Dalla caduta di Mubarak nel 2011 sono stato molte volte in Egitto, e le ultime anche dei ricordi orrendi, perché andai per esempio quando si insabbiò per me il container nel canale di Suez, e riuscì a avvicinarmi, fui arrestato. Prima nel 2013, quando ci fu il massacro dei fratelli musulmani da parte di Al-Sisi, ero con il grandissimo Bernardo Valli, che oggi ha 93 anni, quindi era 83, e lì cercava per la volta, non ricordo che era Bernardo, cioè andava la mattina in manifestazione, poi c'era il pomeriggio. Sai Pietro, mi hanno stato molto, molto, molto gentili i fratelli musulmani, ci sparavano cecchini dai denti, ma loro mi proteggevano, forse erano quelli bianchi. E poi una volta fui fermato da un signore che si fece passare
per un chirurgo, voleva parlare inglese, a un certo punto mi fece pure, io non volevo accettare, ma lei non ci sapeva raccontare la nostra rivoluzione, prenda questo regalino come faccio. Cioè riuscì a rubare $200. Arrivando al tempo aprì il pacchetto e ci portò il tante sporche. Insomma, le cose. Allora, tutto questo è di quella città fiabesca. Tu spesso che sei tornata poi da me. Cosa è rimasto secondo te? Quando io sono andata più di 30 anni fa c'era ancora qualcosa di quell'atmosfera internazionale cosmopolita che io era quello al quale io tenevo soprattutto di poter raccontare. Non ci sono più tornata. Io credo che adesso però il regime militare sì abbiano capito la potenzialità in modo più strumentale naturalmente, la potenzialità anche turistica di ripristinare quelli che erano alcuni luoghi e l'atmosfera che aveva fatto negli anni 40-50 di Cairo una metropoli cosmopolita, multiculturale, multireligiosa, una società dai vasi comunicanti dove la diversità era solo un arricchimento. E io ho molta voglia di andare e noto anche che l'Egitto, che per un po' di tempo è stato messo da parte, adesso molte persone ci stanno andando e molte persone tornano di nuovo entusiaste. Credo che il Cairo di oggi non sia certamente più il Cairo. Ma credo che comunque, per chi non lo conosce, l'Egitto è veramente uno dei viaggi della vita, perché noi non ci immaginiamo che cosa sia l'Egitto, perché siamo stati più cresciuti, indottrinati della grandezza della civiltà greca, ma invece l'Egitto è qualcosa di stupefacente, di cui veramente chi non l'ha conosciuta, non lo conosce, non si può immaginare. Comunque io... tutti i libri hanno un'anima e tutti i libri si scrivono da sola, da soli, ma io in realtà non avevo nessuna idea di scrivere un libro che fosse in qualche modo una biografia, cioè pure romanzata della mia famiglia. Mi interessava moltissimo raccontare che c'era stato un tempo, un luogo dove un modello di integrazione era riuscito, perché come racconto appunto nel libro non c'era nessun pregiudizio nei confronti della diversità. Le amiche cattoliche di mia madre accendevano le candele della festa delle luci che è a Mucca, e mia madre e le sue compagne ebree musulmane aspettavano l'uscita delle sue compagne dalla messa di mezzanotte. E questo libro per me era soprattutto questo, era dire che era esistito e poteva essere possibile. E siccome ho avuto una bellissima recensione da Shalom, che è un giornale diciamo della comunità ebraica, ma anche una straordinaria recensione dall'Osservatore Romano, adesso spero che Al Shalom, nel giornale arabo, faccia anche lei, così in qualche modo sono riuscita a ricreare questo cerchio di sostegno e di scambio. Allora, io volevo invece parlare un pochino di più di questa famiglia così straordinaria, ironica, divertente, in cui anche le tragedie e il modo di scrivere di Dioniso vengono sfiorate, nel senso che questa famiglia si trova al Cairo per sfuggire alle grandi tragedie del Novecento, e c'è l'amore, ci sono varie storie d'amore, una fra quella tra i suoi genitori, la mamma era fidanzata con un inglese, incontra il padre, non si sa questo inglese che fino al padre, infatti insomma non vi racconto tutto, però era molto divertente. E poi c'è la storia drammatica dell'amore di una inglese, amica di famiglia, con uno degli ufficiali di Nasser, un amore passionale, forte, estremamente doloroso. Quindi c'è, e poi ci sono tutti i problemi invece che si poteva nel mondo maschile, gli affari, i rapporti
razziali, i rapporti politici con la corte, eccetera. E quindi c'è il maschile e c'è il femminile, ma nell'insieme c'è come la sensazione di un matriarcato fermo e mai arrogante, cioè le figure femminili sono predominanti. Sì, oggi c'è uscita una recensione di Aldo Cazzullo su Io Donna, che dice che le figure più importanti del libro sono le donne. Mia madre, appunto, che riesce, che sembra essere accondiscendente come voleva nei costumi dell'epoca nei confronti del mondo maschile, ma in realtà riesce in un'impresa che cambia profondamente il rapporto tra lei e mio padre, perché comunque mio padre la guarderà con un rispetto che prima non... Quello è un episodio fra i più belli del libro. Poi c'è Bode con questo suo temperamento drammatico, melodrammatico, viscerale, in cui deve combattere anche dei demoni che non abbandoneranno mai. Infatti nel libro, questo diventò una cifra della mia famiglia, anche se andavamo in cantina, noi dovevamo avvertire che andavamo in cantina, perché sennò si profilavano le disgrazie più terribili. Cioè noi se andavamo 5 minuti era sicuramente perché avevamo avuto un terribile incidente, già mia nonna si disperava, si sciolgeva i capelli, cioè era una donna che aveva un temperamento estremamente passionale e anche insomma complicato, e devo dire che in famiglia si è sempre detto che chi lo ha ereditato sono io. E poi naturalmente Kate, questa giovane inglese che viene affascinata, che ha molti pretendenti inglesi, ma lei in realtà viene affascinata da questo Mohammed Hafez, che è un gentiluomo d'Oriente e che piano piano si scopre essere uno dei consiglieri più vicini a Nasser. E poi direi Baranes, che è la madre di un'amica di mia madre, ed è una libanese cristiana maronita, una donna molto ricca, che adora il potere e che svolge un ruolo molto importante nelle storie delle altre donne della famiglia. E anche questo, alcuni mi hanno detto, ma tu sei così precisa anche lei nell'elencare quello che si mangiava, nell'elencare quello che si beveva, ma perché quello era un modo, soprattutto, proprio per dimostrare quanto questa integrazione era andata al di là, era la globalizzazione prima della globalizzazione, perché si mangiava in una maniera, quello che si chiamerebbe oggi la cucina fusion, si mangiavano gli spaghetti con il full, che era la minestra buonissima nazionale egiziana con la cipolla, e con le torte austriache che si vendevano a Vienna, perché mia nonna veniva da un altro paese che si chiamava Cernobis, di cui io non sapevo granché. Poi un giorno c'era mia collega che era il capo della cultura dell'Espresso, che si chiamava Brodeck Goldhorn, che è un uomo straordinario, che lui parla non so 7 lingue, era un polacco che poi è andato in Israele. Allora io andavo da lui e mi dissi: senti Brodeck, ma tu conosci questo paesino, non so, perché poi ha cambiato la Romania, Bucovina, Austro-Ungarico, dico, si chiama Cernobis, e lui fa un salto sulla sedia, dice: ma come Cernobis? Cernobis è una città straordinaria, la chiamavano la piccola Vienna, era una città di filosofi, di poeti, di latini sciamaturgici, di musica, e quindi anche questo poi si riversava nella gastronomia, nella pasticceria di mia nonna che faceva tutte queste torte viennesi. I grotti che porta la crema chantilly in Egitto, ma poi la comunità italiana era molto molto vasta, e anche quella greca, i greci avevano il monopolio della pasticceria, e i grotti, che erano ticinese, era riuscito a creare questa industria dolciaria che poi sfociava in questa bellissima pasticceria che adesso
adesso stanno restaurando, stanno riportando alla vita. Poi tutto se pensi c'erano italiani, greci, turchi, libanesi, cioè tutti provenienti da paesi in cui la cucina è fondamentale, quindi può essere. Invece il pingo e il viziosetto farò piaceva a nonna Bob, giusto? Perché nonna Bob è, diciamo che apprezzava la bellezza maschile, e in realtà Farouk era un albanese, suo padre, lui era un albanese, e lui era un bellissimo uomo biondo con gli occhi azzurri, che poi una smodata passione per la cucina francese aveva trasformato in quello che oggi si direbbe un diversamente magro, perché non si può dire due parole che non sappiamo tutti, ma che non si possono pronunciare. E anche le sue sorelle erano bellissime. La maggiore della sua sorella era sposato lo scià di Persia, e però lei poi dopo aveva divorziato. Fu ripudiata perché aveva dei figli. No, di una figlia femmina. Sì. Quindi lei tornò ben felice alla vita allegra del Cairo, perché a Teheran si annoiava mortalmente, anche se aveva intorno a sé una corte di nubiani bellissimi che in qualche modo, diciamo, le facevano compagnia. Ma era un mondo sicuramente fiabesco, quello che a Mali chiamava una magica alchimia, però sullo sfondo c'era il popolo egiziano, che è un popolo veramente molto dolce, affettuoso, adesso certo, poi diciamo ha un'indole molto pacifica, per loro era importante riuscire a portare a casa il pane, però viveva in condizioni miserabili e c'erano delle caste non ufficiali, ma in realtà era molto difficile per qualcuno che veniva dalla parte sbagliata del marciapiede riuscire ad avere a scalare la scala sociale. E quindi c'era questo mondo, poi insomma i miei genitori stavano bene, vivevano bene, ma non erano queste persone così ricche, perché le ricchezze di certi occidentali a Cairo erano inimmaginabili. L'ambasciatore inglese disse che non aveva mai visto da nessuna parte del mondo dei gioielli e dei brillanti così belli come quelli che c'erano a Cairo. La classe politica era corrotta e il popolo viveva versato a condizioni miserabili. Quindi per me un altro problema è stato un problema, come diceva giustamente Pietro, era il condannare Nasser, perché Nasser aveva ragione, naturalmente poi ha torturato i diritti civili, ha fatto delle cose che non doveva fare, ma il suo progetto socialista era giusto, perché lui voleva offrire ai egiziani una società migliore per loro. E parliamo del vostro arrivo a Roma. Intanto una piccola piccolo ricordo di quello che dicevamo prima, cioè la complicità fra donne. Voi, la mamma, la nonna e le bambine erano una specie di tutt'uno, e poi c'era il papà che doveva proteggere tutti. Però si parlava anche, per esempio, quando la mamma e la nonna non volevano far capire alle bambine, parlavano in inglese. E poi c'era un lessico familiare, mi ha molto divertito, per esempio, quando parlavano di vestiti, c'era il vestito de clanation, perché era il vestito che era stato indossato il giorno in cui il papà aveva fatto la dichiarazione alla mamma. Allora, perché non ti metti il vestito de clanation? Insomma, c'è questo, questo clima di grande complicità fra donne. Detto questo, il vostro arrivo a Roma è sorprendente, perché la grande maggioranza, devo dire forse tutte le famiglie ebree che sono arrivate dall'Africa, dal Nord Africa, in seguito alle rivoluzioni post-belliche, si sono immediatamente appoggiate alle comunità ebraiche locali. Invece la famiglia di Delisa ha fatto una scelta radicalmente diversa,
cioè decido di trapiantarsi a Roma con le proprie sue forze, e non deve essere stato facile. Beh, in realtà era la continuazione di quella, di quel modo di vivere libero e laico che avevano appreso al Cairo e avevano appreso dalle loro famiglie. Mi ricordo che c'è scritto che quando nella cena di fidanzamento di mio padre e mia madre mettono una musica occidentale americana, e perché poi erano stato tutto, mia madre aveva letto, cioè arrivava tutto al Cairo, veramente era una di queste città come Beirut e Istanbul che erano veramente dei fari di integrazione, di globalizzazione, per quanto quella globalizzazione che si poteva intendere allora. E, ma quando arrivava la preghiera della sera e il muezzin chiamava a raccolta i fedeli, mio nonno diceva subito di togliere la musica per rispetto ai domestici che erano musulmani. Cioè, quindi questo grande rispetto, questa grande libertà era stata, arrivava insieme a noi, era abbracciato con noi in Italia. E raccontava loro che a un certo punto ho fatto uno zoom con un gruppo di letture a Toninete, e a un certo punto la signora si è, insomma, in modo un po' aggressivo, mi ha detto: ma insomma, ma come mai voi non vi siete rivolti alla comunità ebraica? Voi dovevate fare questo. Noi quando siamo arrivati a Torino ci siamo subito rivolti a loro e loro ci hanno aiutato. Io ho detto: sì, ma noi avevamo un approccio completamente diverso. Cioè, lei mi ha costato in qualche modo la colpa, ma per la mia famiglia era normale. Io ho avuto l'impressione in tutto il libro, come in filigrana, che ci fosse comunque da qualche parte l'avvenimento più drammatico del Novecento, ve lo lascio. Cioè, anche se non credo che una parola non c'è mai nel tuo libro, però c'è, si sente. Sbaglio? No, non sbagli, c'era, e diciamo che la più ostinata e pervicace nel ricordarlo era mia nonna, era soprattutto mia nonna. E naturalmente questa per tutte le persone che sono nate in una famiglia ebrea, questo, cioè, è una spada di Damocle, è un fantasma. E è una paura latente che è possibile abbandonare perché te l'hanno detto in tutti i modi. Ecco, noi siamo stati laici, ma questo problema, la sensazione di essere comunque sul punto di essere sempre perseguitati, messi nell'angolo. C'era un psicanalista che diceva: le persone, diciamo, di qualunque religione partono dal piano terra. Gli ebrei partono dal sottoterra perché devono sempre dimostrare di essere migliori di quello che si dice in generale di essere. Quindi certamente questo è qualcosa che è possibile non provare. Raccontavo che a Torino mi aveva presentato il libro Alain Kahn, che è un torinese ed è un uomo profondamente ebreo. Lui, suo padre, è stato il presidente delle comunità ebraiche in Francia e lui è un ebreo molto convinto, molto, ha scritto moltissimo. E allora mi ha consigliato di leggere un suo libro, che è un libro carino, ma insomma, si chiama I soldi devono restare in famiglia, e parla appunto di questo rinetto di tornesi ebrei, chi se va a New York, chi, insomma, durante gli anni del nazismo e del fascismo. E a un certo punto c'è un padre che viene rimproverato dalla propria madre, che gli dice: ma tu non stai educando i tuoi figli, non li stai tirando su da ebrei? E lui dice: ma io perché devo educare i miei figli a essere, poi a diventare persone che la gente annida sempre con un'area di sospetto e che
poi finisce per essere perseguitata e deve fuggire per tutta la vita. E quindi questo è vero, è qualcosa che a noi ci appartiene sempre. C'è una... No, le volevo chiedere un risvolto personale. Tutta questa vicenda della prima infanzia, tu dici nel libro che ti ha... si capisce, ma non viene molto approfondito, che ti ha lasciato come un senso di... come dopo un terremoto, un senso di insicurezza e una sensazione di una volontà di controllo di quello che ti circonda. Ecco, questo libro ti ha aiutato poi a superare un po' questa sensazione? Credo di sì, comunque sempre per continuare con le cose esoteriche, forse da troglodita, però un giorno sono andata a trovare una mia amica che vive in Inghilterra, che mi ha detto, non avevo ancora cominciato a scrivere il libro, che mi ha detto c'è da me una sciamana. Allora io immaginavo la sciamana, mi sentivo lì con le foglie, perché c'è tutta questa cosa dello sciamanesimo, però allora pare che la sciamana sia normale. E allora abbiamo un ospite. Vieni. E allora ho parlato con lei, era lì una ragazza, una dolce ragazza inglese, non aveva niente da maga, però lei mi ha detto, gli ho parlato, lei mi ha detto, guarda, tu devi dare luce a questo libro, perché questo libro è ancora circondato dal buio, tu lo devi portare alla luce, ne devi parlare, perché in questo modo lo riesci ad esorcizzarlo. Credo di in questo senso latente, che forse comunque ci sarà sempre, due analisi ancora non sono riuscite secondo me a distruggerlo, però credo che parlarne anche oggi con voi, tutte le volte che parlo, certamente mi aiuta molto. Tu ricordi l'hotel Old Cara? Ricordo l'hotel Old Cara e ci vorrei tanto tornare. Sono stato 3 anni fa, facevo un'inchiesta sulla grande diga che stavano costruendo in Etiopia e che per l'Egitto può essere un catastrofe. Certo. Sono 100 milioni di egiziani che vivono grazie alla pandemia e la grande diga della rinascita di Dio che rischia di diminuire il flusso. E quindi andai a Kaswan e credo sia uno dei più belli alberi del mondo. Per la sua ubicazione che sta sul Nilo, non è neanche lussuosissimo, cioè, rispetto a... No? Beh, adesso, certo, rispetto alle alberghi. Però è una cosa straordinaria. Però c'è una piccolina. Piccolissima, sì. Ma credo, adesso non mi ricordo se è l'Old Qatar o il Winter Palace, albergo anche di Agatha Christie, l'albergo degli scopritori della tomba di Tutankhamon, non mi ricordo se l'ho fatta con il Winter. Comunque devo andare. C'è la tomba di Tutankhamon, in fronte c'è il cimitero. Sì, perché a quel tempo non si potevano andare in Egitto, era un luogo... Sì, era come Grand Tour per il perché era una commissione straordinaria di civiltà e di culture diverse che riuscivano a trovare questo modus vivendi tollerante. E non so se questo libro possa avere, qualcuno addirittura ha detto che questo libro dovrebbe essere letto nelle scuole, ma non so se questo libro può dare un piccolo contributo alla possibilità che possa ricrearsi, anche se la vedo molto complicata, una società o un pezzo di società simile a quello. Sì? C'è qualche domanda? Sì. Posso? Ma non avete finito? Sì. Siamo alle domande. Denise già sa come questo libro si parla,
però mentre l'ho riletto già due volte, in questo momento ho mandato un piccolo costato a mio cugino, perché io ho due livelli di storia, per cui questo libro mi ha veramente riportato, come ti posso dire, in due mondi diversi ma molto forti, che appartengono da un lato alla mia famiglia, dall'altro a, invece al mio lavoro. Voglio cominciare nel lavoro, perché la cosa della famiglia già te l'avevo raccontata, ma mentre tu raccontavi appunto della tua famiglia di origine ebraica, ho pensato che chi ha quasi trasformato la mia vita è un signore che si chiama Tobi Natan. Tobi Natan è un ebreo nato in Egitto, che scappa anche lui nel 56, arriva in Italia, poi arriva a Parigi. E perché è così importante? Perché inventa l'etnopsichiatria, l'etnopsicanalisi. E devo dirci, stavo per fare il dottorato con lui, siamo amici, di io gli ho tradotto il suo primo libro in italiano, che si chiama La follia degli altri. Ma quest'uomo, che è diventato poi uno dei miei più cari amici, ha scritto un bellissimo romanzo che si chiama Etnoroman, che ha avuto il premio Femina a Parigi, dove racconta tutta questa sua storia fino all'arrivo a Parigi, e poi perché sceglie di creare l'etnopsicanalisi e l'etnopsichiatria. Non c'è neanche bisogno di spiegarlo, ok? Quindi l'alterità assoluta, il problema dell'Egitto, il problema della famiglia ebrea che fugge, che arriva a Parigi. E quindi, mentre raccontavo un altro pezzo, invece un pezzo della mia famiglia, fortissimo, i cugini di mio padre, la sorella di mia nonna, va a vivere e si sposa con questo signore che, come questa grande comunità italiana, vivono in Egitto. Che perché me li ricordo? È incredibile, perché ci sono due livelli e tu lo mostri molto bene. Il primo livello è che loro erano ricchi di Egitto, ricchissimi, quindi negli anni 49-50, io li ho visti, ma arrivavano con la barca, con la grande, che cos'era, l'Ausonia, questa grande, arrivavano a Napoli con la Buick, e quindi sembrava una cosa pazzesca. Poi 56, quindi era lì, arrivo in Italia senza niente, senza nulla, e ricomincia una storia, diciamo, completa. E immaginatevi che cosa è stato per me leggere il libro Sirenese. Poi logicamente tutto il, per anni ho cercato di, come dirò, se il Cairo me l'ha detto, Alessandra me l'ha detto, questa bellissima casa, le mie zie, l'etnopsichiatria, diciamo, c'era tutto un livello. E poi io me ne sono andata per lo meno in Egitto da sola 3-4 volte alla fine degli anni 60, quindi proprio per rivivere. Quindi Dennis, ti ringrazio, perché non è solo un libro meraviglioso, e come dice lei, meriterebbe di diventare film, perché è un momento particolare, come tu dici, che questo mondo cosmopolita che appare, che c'è, che è lontano dalla seconda guerra mondiale italiana, piccolina, che stenta e che poi si rompe. E quindi grazie. Un'altra cosa che voglio aggiungere velocemente è, io pensavo che fosse tutta una storia abbastanza capitata soprattutto alla mia famiglia, anche perché quando io arrivo in Italia mi dicono, ma tu, io addirittura la maestra che ho adorato, la maestra Nicolini, chiama mia madre per chiedere se per caso fossi sordomuta, perché io non avevo bocca. E poi quando mi dicevano, ma che nome strano, Denise, ma che cosa vuol dire? Ma il Cairo, abiti al Cairo, se sei andato al Cairo, ma dove sta? Vicino al Frosinone, dove sta? Insomma, quindi ero veramente io diventata esotica rispetto a loro. E un'altra cosa che volevo, che mi ha stupito, è l'incredibile legame che ha l'Italia con l'Egitto, perché tantissime persone mi hanno scritto dicendo, mio nonno, mio bisnonno, la mia nonna, noi anche, cioè un legame, come si dice, inesplorato, ecco, del rapporto tra l'Italia e l'Egitto. E raccontavo velocemente oggi a colazione al Gennaro,
e a Matteo. E non hanno un nome, un viso da Matteo, no, questo non riesco a... Però vale, vale. Forse senti, vabbè, Matteo. E dicevo che ho presentato questo libro a Firenze, è un'associazione culturale femminile, un palazzo sul Lungarno. Finito questa associazione, finita la presentazione, la presidentessa dell'associazione dice sempre la proprietaria del palazzo ad Amina, mi avrebbe piacere di fargli fare una visita nella sua ala privata. Andiamo su e improvvisamente siamo in Egitto. Tre sale egizie piene di sarcofagi, di geroglifici, e dico, ma perché il mio bisnonno aveva cominciato a commerciare con l'Egitto e quindi arrivava ad Alessandria d'Egitto e quindi si era innamorato dell'Egitto e ha portato tutti questi. E quindi insomma è pieno di suggestioni, questa rapporto è veramente pieno di suggestioni. Un altro a Torino mi ha detto, ah, mia zia era veneziana, il marito si è messo a commerciare in Egitto, all'Alessandria d'Egitto, però lei si trovava così, le dispiaceva di non vedere più le gondole e tutto il panorama veneziano, e allora lui le ha fatto arrivare una gondola e lei usava la gondola nel mare di Alessandria. Abbiamo chiesto tanto a mio padre, perché poi se leggerai il libro, alcuni suoi fratelli andarono in Francia, altri in America, altri una sorella in Israele, ci abbiamo sempre chiesto perché Roma? Mio padre e mia madre, che erano poi delle persone solidissime, ma avevano anche un lato di... Mio marito dice che anche una famiglia più strana della vostra, che non ho mai conosciuta, e avevano questo lato anche un po' infantile. Piccolissima parentesi, siccome sono amica e
e tanto amica di Denise da tanti anni, noi scherziamo perché in maniera molto più protetta, meno avventurosa, però io all'età sua ho fatto il cammino inverso, cioè dall'Italia mi sono ritrovata da un giorno all'altro in Tunisia, che era un paese ancora molto francese, però c'era l'area delle nazionalizzazioni, c'erano i siciliani con queste grandi queste grandi fattorie, e c'era il popolo tunisino molto molto povero. E la cosa divertente appunto è che lei, quando in Italia si faceva male, non c'era nemmeno cromo. Io, quando mi facevo male in Tunisia, mi mettevano questa cosa rossa, non sapevo nemmeno che cos'era. Tutte, oppure vedevo la gente con la gelata o le donne con il velo, che all'epoca erano tutte anziane perché le giovani non erano completamente europeizzate. E chiamavo mio fratello, vieni a vedere, guarda questi come sono vestiti. Lui mi diceva, ma ci dobbiamo abituare, però, perché questo è la nostra legge. Ma essere lasciata 6 anni davanti a una scuola dicendo questa è la tua nuova scuola, io non parlavo nemmeno una parola di francese, sapevo dire soltanto un petit peu, perché tutti mi chiedevano, parli francese, io dovevo rispondere un petit peu. Mi ha dato per certi versi la stessa sensazione di straniamento che ancora oggi delle volte mi assale, e lei lo sa benissimo, a proposito di etnopsicanalisi. Ecco. Allora, io ringrazio tantissimo Gennaro e Matteo che mi hanno ospitato, conoscere questo posto meraviglioso, un vero posto di pace, un posto di un'energia positiva e bellissima, e anche Silvana e Alessandro che mi hanno portato fino a qua, compagni di queste nostre avventure editoriali mie e di mio marito Carlo, Mariella per le sue affettuose interessanti, mirabolanti scoperte di Polenzo, di Canali, di cui non so assolutamente niente. Ringrazio per le tue parole, che sono veramente molto molto azzeccate, che mi fanno capire quanto hai capito e compreso quello che voglio scrivere in questo libro. E Mariolina, che come avete capito mi lega un'amicizia profonda. Chiaro che il pubblico piaccia, ecco, soprattutto comprato.